Ciao a tutti, bentornati sul canale di A Naso di Cane. Stasera parliamo di due profumi assolutamente storici, due pietre miliari della profumeria mondiale e sono molto molto contenta di poterne parlare perché sono delle fragranze che ho scoperto diciamo, in un tempo abbastanza recente, nel senso che ho avuto modo di studiarle, di approfondirle e di studiare il loro impatto storico, anche il loro ruolo storico che hanno avuto sulla profumeria nel corso che ho fatto a settembre, quindi non tanto in questa seconda parte in cui ormai già le conoscevo e ne avevamo parlato, ma proprio durante il primo corso, quello di settembre, appunto, grazie ai capelli per rovinare tutto. Si tratta di due fragranze, come vi dicevo, assolutamente storiche che hanno 100 anni o poco meno. Quindi parliamo di Shalimar di Guerlain e di Abanita di Molinar. I profumi vintage rappresentano dei momenti importanti per l'evoluzione della profumeria, soprattutto alcuni, perché hanno veramente dato il via a delle nuove famiglie olfattive, a delle sfaccettature, magari fino a quel momento poco utilizzate e hanno appunto generato dei nuovi trend, dei nuovi filoni, mettendo appunto dei paletti molto importanti. Queste due fragranze sono importantissime perché hanno contrassegnato la nascita della famiglia orientale. La famiglia orientale è una delle mie famiglie preferite della profumeria, è una famiglia che trovo molto elegante, di perfetto accompagnamento appunto per una situazione più elegante, per un profumo serale o per un profumo comunque tendenzialmente invernale. Questo perché l'accordo orientale, diciamo storico, è quello che si basa su delle note comunque molto calde e molto persistenti, ovvero vaniglia, patchouli e spezie. I primi profumi orientali della storia sono stati appunto i due di cui oggi vi parlo hanno contrassegnato appunto un filone differente perché ci si è staccati maggiormente da quella parte storicamente più tipicamente da colonia o floreale dei profumi dell'inizio del Novecento e hanno dato quindi al mondo una nuova versione del modo di profumarsi, basata invece su queste note molto più sensuali, molto più rotonde, molto più calde, e per questo motivo, appunto, sono veramente da reputare due di pietre miliari. Sono dei profumi che ho conosciuto con l'edizione precedente del corso, proprio perché abbiamo analizzato l'evoluzione del mondo dei profumi e del mercato e quindi abbiamo studiato non soltanto le famiglie olfattive, ma anche poi la risposta sul piano proprio del mercato e quindi di conseguenza in questa cronologia delle uscite sicuramente è stata fatta menzione a queste fragranze. Ho avuto modo quindi di analizzarle, di sentirle, di studiarle e posso dire che effettivamente ho imparato a riconoscere il loro grande, grandissimo valore e a conoscere loro stesse perché le conoscevo di nome, ma non olfattivamente parlando, non le avevo sentite ed è stato in entrambi i casi davvero amore a prima vista. E infatti poi da lì a poco me le sono procurate, ho avuto dei decant, ho avuto quindi delle mini size e poi ho comprato di Shalimar la boccetta intera, mentre di Abanita ho preso un decant comunque molto grande, diciamo un decant da 10 ml e parto proprio da Shalimar. Shalimar è un profumo di Guerlain. Guerlain è un'azienda che anche grazie al corso ho imparato a conoscere ancora di più e ad apprezzare ancora di più perché non è un'azienda di couture ma è un'azienda proprio profumiera, nasce come casa profumiera e ha creato con le sue fragranze, soprattutto quelle storiche, davvero dei filoni della profumeria che poi sono stati comunque replicati anche dalle altre aziende, ha lanciato veramente letteralmente delle mode e possiamo dire che il primo profumo orientale, uno dei primissimi della storia, è proprio uno dei tanti filoni che sono stati creati da questa fantastica azienda. La boccetta di Shalimar è una piccola opera d'arte, infatti non ho avuto minimamente dubbi su se toglierla dalla scatola oppure no, ovviamente quando lo andrò a riporre la metterò in scatola per proteggerla, ma oggi è un mio gioiello d'esposizione. Diciamo. È una fragranza che rivela veramente tantissime anime, ha questa parte speridata molto pronunciata, ovviamente una fragranza orientale, ha una parte fiorita, ha una parte anche molto talcata, perché poi la sua evoluzione nel suo dread-down è sicuramente talcato e sento anche questa sfaccettatura un po' più animalica, un po' più cuoiata, ma la cosa interessante è che questi aspetti della fragranza mi si rivelano con il passare delle volte che
le indosso in maniera sempre differente, cioè non soltanto l'evoluzione è nella singola applicazione, ma anche quando la indosso, di volta in volta mi sembra di sentirci qualcosa di nuovo, qualcosa di diverso, qualcosa che l'altra volta, la volta precedente non avevo sentito. E posso dire che questo è l'unico profumo di quelli che posseggo che mi dà questo effetto. Di un profumo che non è mai uguale a se stesso, ma lo riesco a trovare sempre differente. Questa è una cosa veramente fantastica. Ovviamente contiene questa fragranza, questa famosa Guerlain Ad, che è questo accordo storico di casa Guerlain, che si basa proprio non soltanto sulla vaniglia, ma anche sulla presenza della fava tonka e dell'iris, quindi oltre alla presenza anche del bergamotto. Quindi possiamo dire che la Guerlain Ad è come se fosse una sorta proprio di fragranza già a sé stante, un accordo molto complesso che racchiude diverse sfaccettature al suo interno, perché abbiamo sia la parte talcata, sia la parte cipriata, sia la parte orientale, sia la parte agrumata. Quindi la Guerlain Ad è un accordo ricorrente che già di per sé potrebbe essere tranquillamente una fragranza. E la riscontro tanto qui perché in questo momento, ma anche un po' in generale, sento tanto la parte di Iris, quindi questa parte molto talcata, a tratti quasi soffocante, ma anche addolcita dalla vaniglia e resa molto frizzante dalla parte di bergamotto. Vi leggo quindi le note olfattive di Shalimar, che è una fragranza del 25, quindi sta per compiere 100 anni. In testa limone, mandarino e bergamotto. Vi ripeto che questa è una fragranza in cui c'è tanto la parte speridata, tant'è vero che la sfaccettatura di accompagnamento principale, perché questa fragranza si definisce, si classifica come un orientale esperidato coiato. E la parte speridata si sente veramente tanto. In cuore abbiamo due fiori, rosa e gelsomino, in fondo iris, patchouli, zibetto, benzoino, vaniglia, fava tonka e balsamo del Perù. Che dire, è una fragranza che davvero rivela costantemente dei lati diversi, una fragranza estremamente poliedrica. Non mi sentirei minimamente di consigliarla. Lo posso perché ho paura che mi caschi di mano. Non mi sento minimamente di consigliarla a una persona troppo giovane, anche se magari esistono ovviamente gli estimatori molto, diciamo, di Shalimar precoci. Però se io dovessi consigliare questa fragranza, non la vedo particolarmente incline ai gusti di un ventenne medio, parliamo sempre quindi di media, perché è una fragranza un po' da signora. Da signora nel termine più nobile del termine, non una fragranza da vecchia, da anziana, da novantenne, assolutamente no. Non è la fragranza della vecchia zia, ma è la fragranza della zia altera, della zia un po' misteriosa, della zia di cui si sa poco. Della donna sì con la pelliccia, ma tranquillamente anche della donna dall'animo rock con la giacca di pelle. Infatti, hai il lato coiato che è dato dalle note di zibetto, perché le note animaliche rientrano, quindi quelle di derivazione animale rientrano nella sfaccettatura a cuoio, anche se ovviamente lo Shalimar originale sicuramente odorava differente rispetto a quello di oggi, perché già le note animaliche all'epoca erano permesse, oggi non lo sono più, oggi sono delle produzioni sintetiche. Quindi certamente questa spinta di cuoio non è pronunciata come poteva esserlo nelle edizioni dei decenni scorsi, però si sente. Io la sento, per esempio, in questo momento non la sento. In questo momento mi sovviene tanto il lato talcato e il lato esperidato. Poi sono dei momenti in cui mi viene più questa parte delle note cuoio, è il motivo per il quale, infatti, vi dicevo, voglio vedere come sta con la giacca di pelle, proprio con come risponde attaccato alla giacca di pelle, che è un qualcosa che mi piace sempre un po' vedere, di abbinare gli abiti alle fragranze che ci vado a mettere sopra. Quindi non è soltanto la donna con la pelliccia, ma anche la donna, la ragazza con la giacca di pelle. Motivo per il quale la fragranza, che comunque per le mie classificazioni è sicuramente una fragranza invernale, non l'ho ancora messa via, a differenza della stragrande maggioranza dei miei profumi invernali, proprio perché voglio testarla e voglio vedere com'è, magari in una sera di primavera, con la giacca di pelle. Voglio vedere quali vibes, diciamo, mi trasmette. Questo è un profumo che sicuramente è molto versatile, nel senso che lo trovo da serata,
lo trovo adatto ad un evento importante, ma lo trovo adatto anche a un contesto paradossalmente intimo, perché ha comunque questa componente molto talcata, molto morbida, e lo trovo bene anche proprio da goderselo da soli o goderselo per una cena romantica a casa. Penso che non sia soltanto un profumo grand soirée, ma credo che possa essere vissuto anche nell'intimità domestica. Per quanto sia ovviamente una fragranza importante, cioè nel senso non è sicuramente una fragranza skin scent. Un'altra cosa molto interessante di questa fragranza è che ci sento qualcosa anche di fumoso. Qualcosa di fumoso, come quando una persona fuma e l'odore del fumo rimane attaccato addosso e si mescola con i profumi buoni che questa persona può indossare, come ad esempio i profumi dei cosmetici, i profumi del fondotinta, i profumi del rossetto, che solitamente sono questi profumi all'iris, alla violetta, poi si attacca anche al profumo, proprio profumo, all'eau de toilette o all'eau de parfum che ha spruzzato addosso, eventualmente il profumo dei capelli. Cioè, sento questa sorta di fondo sottostante fumoso che però si accosta perfettamente agli elementi odorosi e li esalta, vengono entrambi reciprocamente esaltati. Questa fragranza è veramente una fragranza tanto complessa, tanto poliedrica, tanto multisfaccettata. La vedo una fragranza comunque, come vi dicevo, matura, quindi non adatta al gusto facile di una ragazza. Non voglio denigrare ovviamente niente né il pubblico né il prodotto, però per farvi capire, una persona che ama il My Way di Giorgio Armani, che è questa fragranza fruttatina che sa di fragola. A me personalmente non piace, però ha tantissimo successo. Una fragranza che ama, una ragazza che ama il Black Opium, penso che ami queste fragranze molto piacione, anche di diretto impatto, di conquista facile del pubblico e del gusto del grande pubblico. Questa fragranza non credo che sia una fragranza che possa piacere a tutti e non credo che possa andare incontro ai gusti, magari ancora un po', tra virgolette, acerbi di una persona molto giovane o gusti un po' più commerciali, perché chiaramente. Se io sono una ragazza di 18 anni e mi confronto con le mie coetanee, è normale che incontrerò molto più facilmente una ragazza che indossa il My Way che non una ragazza che indossa lo Shalimar. Ecco, quindi una ragazza media, contemporanea, non credo che sia particolarmente interessata a questa tipologia di fragranza, perché comunque ha un non so che anche di retro, ha un non so che anche un po' da zia, dipende anche dal gusto poi della persona che lo sente, però questo è un profumo complesso, non ci si può fermare alla prima snasata, perché alla prima snasata direi, oddio, il profumo del cassetto della nonna. Bisogna aspettare con pazienza la sua evoluzione e ci rivelerà tante anime, tante facce. È veramente un profumo molto molto bello. Vabbè, la sua storia penso che la conoscono tutti, è legata ai giardini di Shalimar, quindi anche alla costruzione del Taj Mahal, quindi a questo mausoleo per questa principessa. Voluta dal marito, che penso fosse una sorta di Maharaja, comunque di una zona dell'India, non so adesso la figura specifica come si chiama, comunque un regnante, che per commemorare la sua defunta moglie, defunta precocemente, fece appunto erigere il Taj Mahal e i giardini di Shalimar, a cui fa proprio riferimento questa fragranza. Quindi, più orientale del Taj Mahal si muore. Quindi, Shalimar. Io penso che sia da avere già soltanto per fare il focus sulle tappe veramente importanti della profumeria mondiale. Forse questo è il motivo per il quale io stessa dovrei comprare il numero 5, ma il numero 5 a me davvero non piace, nel senso che a me non piacciono i profumi in cui si sentono tanto le aldeidi. Il numero 5 è un profumo fortemente aldeidato, fortemente floreale, ma nel senso proprio di questo floreale un po' più rispondente a un gusto antico, quindi oggi, pur riconoscendo il mito del numero 5, pur riconoscendo il valore di avanguardia che ha avuto per lo sviluppo della profumeria mondiale, per caso del primo appunto utilizzare le note di sintesi, cioè le aldeidi, l'aldeide C14 in questo caso, o C16, aiuto.
Se vabbè, andiamo bene, la C12. Sono andata a cercare le informazioni perché mi sta avendo veramente un, oddio, uno scompenso. Comunque, benché riconosca quindi questa anche spinta d'avanguardia, però ovviamente era d'avanguardia 100 anni fa, perché il numero 5 ha fatto proprio 100 anni l'anno scorso. Io però lo sento purtroppo sempre ancora tanto datato, a differenza dei profumi di cui vi parlerò oggi, che secondo me invece riescono a essere assolutamente anche moderni. Io il numero 5 lo sento datato e per questo motivo mi sono andata a sentire l'eau, perché ho sentito dire, insomma, sui vari canali di profumi, eccetera, che era una versione molto più fresca, molto più moderna del classico numero 5, ma anche in quel caso ho visto che c'era una spinta di maggiore modernità, però per me comunque una modernizzazione al 20% non è stata sufficiente a farmi pensare di poter prendere e indossare il numero 5. Quindi, a parte questa digressione, non me ne voglia amare chi lo utilizza, perché appunto io so che è un grande classico e ne riconosco il valore di rottura che ha avuto e anche proprio il fatto che è stato un profumo iconico, è stato un profumo che veramente ha fatto la storia e che vuole trasmettere un messaggio specifico. Ormai è diventato veramente un classico ed è il regalo che si fa per non sbagliare, però non me lo regalate a me perché con me sbagliate. Ecco, a parte questa digressione sul numero 5, che però ci sta quando parliamo di profumi centenari, questa fragranza non è comunque una fragranza, dicevo, di impatto immediato. Bisogna, penso, avere un minimo di maturità. Ecco, adesso sto uscendo fuori il lato più animalico, il lato proprio da giacca di pelle, un po' da conceria. Ma è veramente qualcosa di assurdo questa fragranza. Datevi del tempo, sia in termini proprio probabilmente di età, sia proprio come ore e minuti che devono passare, minuti e ore che devono passare per poterlo comprendere. Io forse ancora adesso non l'ho capito al 100%. È un profumo che ci si mette tanto per capire fino in fondo, ma sono contentissima di essermi data questa opportunità di averlo. Esistono tantissime versioni, ne hanno fatto tantissime, tanti flanker. O meglio, non più che flanker, hanno fatto tante rivisitazioni di questo profumo e tante riedizioni, nel senso di eau de parfum, eau de toilette, l'absolu, la parfum initial, eccetera, eccetera. Ma io quello di cui vi parlo è l'eau de parfum, ovviamente soggetto alle varie riformulazioni. Passiamo adesso ad Habanita, che è ancora antecedente rispetto allo Chalimar perché è del 21, quindi anche questo l'anno scorso ha fatto 100 anni. Si tratta di un profumo, oddio, che io quando l'ho sentito a scuola mi sono veramente innamorata, ma proprio mi ha colpito in un modo incredibile. Mi andavo ad annusare la mouillette di continuo perché sentivo, e infatti la sento adesso, questa sorta di onda dolce, ma dolce non nel senso di zuccherato, ma nel senso proprio della vaniglia densa, profonda. Oddio, mamma mia, aiuto. Con calma. Habanita è del 1921 di Molinard, quindi altra casa francese storica, che oggi ovviamente viene venduta maggiormente nel settore nicchia, però devo dire la verità, rispetto a tante aziende di nicchia, ha dei prezzi molto più accessibili. Io Habanita non ce l'ho nella versione full perché l'avevo inserita nella mia wishlist delle cose che desideravo avere. Ma visto che a inizio anno mi sono ripromessa di non comprare troppo, anche se poi ho comprato, infatti, no, non apriamo questa parentesi, altrimenti scattano soltanto i sensi di colpa, però a mia discolpa posso dire che ho comprato, però ho comprato cercando anche di impattare poco, non soltanto sul mio budget, ma anche un po' in generale, sul comprare e quindi di conseguenza anche un po' sprecare prodotti. E la filiera del prodotto, cioè proprio la vendita, la consegna a domicilio e tutto il resto, perché poi si tratta di tantissime fragranze e penso che sarà molto difficile per me finirne. Quindi, onde evitare lo spreco anche dello stesso prodotto, ho deciso che la mia wishlist la sera andata a spuntare laddove possibile con i decant, cosa che infatti ho fatto. Vi ho già parlato dei profumi che appunto ho preso da Paola P di Profumo. Ciao Paola di nuovo. Vanita è una fragranza che ha un lato sicuramente
più dolce in apertura, cioè in apertura non c'è assolutamente la parte speridata che caratterizza lo Chalimar e che lo caratterizza anche in tutta la sua evoluzione, perché la parte speridata di Chalimar non è così evanescente, anzi rimane in accompagnamento per tantissimo tempo, pur essendo ovviamente le note di testa. In questo caso invece io sento un'apertura già molto morbida, già molto cremosa, già molto densa. Vi vado a leggere le note e poi ne parliamo, perché ovviamente me le devo leggere, me le sono scritte, altrimenti non ce la potevo fare. Galbano, lentisco, petit grain, quindi già appunto la parte agrumata in apertura è data soltanto dal petit grain, che però non è appunto l'agrume di per sé, ma è la macerazione insieme dei fruttini non sviluppati, dei rametti e delle foglie, quindi ha comunque anche una componente verde e legnosa. Il galbano è una nota verde per eccellenza. In cuore abbiamo gelsomino rosa, eliotropio, cedro, ylang, noce moscata. In base abbiamo muschio di quercia, ambra, patchouli, vaniglia, vetiver e muschi. Quindi l'accordo orientale ovviamente c'è. Assolutamente, è un orientale legnoso, infatti si sente anche questa parte un pochino legnosa. Allora, Abanita che cos'è? Abanita è la rievocazione di un locale fumoso della Cuba degli anni 20. Quindi ci si immagina questo locale stipato, buio, in cui magari si suona la musica cubana o musica jazz, questo tipo di musica un po', diciamo, degli anni 20. Un locale in cui sicuramente si fuma all'interno e quindi c'è questa sorta di fusione di odore del tabacco, della combustione del tabacco, del fumo, quindi l'odore delle persone, l'odore di ciò che indossano le persone, l'odore di gente, come dico io, l'odore dei liquori, perché ovviamente come non associare Cuba anche con tutta la parte dei distillati. E c'è proprio questa evocazione di un qualcosa di fumoso. Io ci sento un odore anche tanto cremoso, un odore, sto tirando una bestemmia, quasi da leocrema. È come se fossero tutti questi odori che vi ho menzionato addosso a una persona che si è spalmata in primis la leocrema. Quindi io mi faccio la doccia, mi spalmo la leocrema, vado in questo locale fumoso, magari addosso anche il mio profumo e mi si attaccano addosso i profumi degli altri e l'odore di questi distillati e di questi sigari, di queste sigarette che vengono fumate a rotazione, a ciclo continuo in questo locale dove si ascolta la musica. Questo profumo è stato reputato un profumo da vecchia, cioè proprio mi è stato proprio detto odori di nonna. Per me non c'è valutazione più sbagliata, poi è chiaro, ognuno ha il suo naso, ognuno ha le sue percezioni, è giusto rispettarle, però per me Abanita invece ha molto meno la potenzialità di effetto vecchia rispetto che Shalimar, cioè avrei potuto capirlo più con Shalimar, ma con Abanita no. Abanita è un profumo che i suoi 100 anni non li sente minimamente, a mio avviso, perché lo sento molto moderno, cioè riesce a essere moderno. Non ci sento quest'aura retro, non ci sento quest'aura vintage, io sento questa morbida, cremosa dolcezza, non alimentare ovviamente. Sento poco la parte speziata perché c'è anche la parte di noce moscata. Io questa parte non la sento. Io sento un'avvolgente cremosità e una sorta di comunque componente fumosa che avvolge il tutto. È troppo buono. Quando l'abbiamo spruzzato sulle mougliette, io sono rimasta incantata. Ripeto, andavo sempre ad adorarmi la mougliette dove c'era spruzzato Abanita, cioè, ma veramente conquistata. Questo non è un profumo che ha 100 anni, cioè questo è un coetaneo di Chanel numero 5, mi rifiuto di pensarlo. Ci deve essere un inganno, complotto. È una fragranza che mi sento tanto di consigliare, è una fragranza che comunque ha anche un costo contenuto secondo me per il suo valore, perché credo che si trovi intorno alle 60 euro più o meno. Ripeto, io ho comprato il decant e sono felicissima di questo. Anche in questo caso non l'ho messo ancora via perché penso di voler provare a utilizzarlo anche in primavera, fin quando solite voci random e finito il trapano sono iniziate le voci, sento le voci, quindi voglio provare a testarla anche la primavera un pochino più spinta e vedere un po' che vibes mi trasmette. È la
la versione più lussuosa, più ricca, più sfaccettata, più notturna della Leo Crema. Mi sentirei di definirli in questo modo. Quindi veramente meraviglioso, penso che vi vada data una chance anche a questa fragranza che è veramente fantastica, ma proprio fantastica. A voler fare un confronto tra questi due adorabili giunglini, ci sarebbe da dire anche una cosa. È evidente che sono entrambi due profumi orientali, ma si sviluppano e hanno delle componenti comunque differenti per cui si distaccano comunque tra di loro, nel senso che l'interpretazione della sfaccettatura orientale di Shalimar è un'interpretazione un po' più torbida in qualche modo, perché questa componente animalica che emerge sempre di più, proprio questo odore proprio da cuoio, da giacca di pelle, appunto, in qualche modo gli conferisce anche un'aura leggermente più sporca, cosa che appunto danno le note animaliche. Sporco ovviamente sempre con tantissime virgolette, è appunto la nota animalica in qualche modo dà questa spinta anche molto di sensualità e di non la rende una fragranza cristallina, non so bene come spiegare. La nota animalica è una nota pericolosa perché da una parte conferisce questa sorta di sexiness, di spinta molto anche adulta al profumo, però da un'altra parte ovviamente lo priva di quell'allure un po' di cristallinità, di trasparenza, di morbidezza, di pulizia, anzi un po' lo va a sporcare. Quindi in questo caso si tratta della fusione tra due modalità in cui da un lato c'è la parte degli agrumi, della vaniglia, dei fiori e dall'altra parte è la parte quindi della parte cuoiata, quante volte ho detto parte non lo so, ma la parte cuoiata che in qualche modo va un po' a sporcare, a dare questa sorta di ombra su queste componenti più tradizionali. È qualcosa di molto strano, penso di averlo spiegato anche una schifezza e spero che mi abbiate capito. Dall'altra parte invece, a Vanita si mantiene molto più pulito, quindi io penso che sia una delle due grandi differenze tra le due fragranze, cioè Shalimar è un po' più sporco, animalico, mentre a Vanita proprio questa sorta di fondo oleocrema che avevo detto, che ho detto, lo fa rimanere tendenzialmente un profumo comunque pulito, un profumo cremoso, quindi questa sorta di stanza, c'è un sacco di gente, dove si è radunata tantissima gente, dove si fuma, dove si beve, eccetera, è una stanza in cui non emergono odori sporchi, anche se ci sarebbe stata questa forte potenzialità, eh? Ma di base mi rimane un odore pulito, anche se diciamo che come dire, nelle sue note ufficiali e nella sua scheda, diciamo, di classificazione, anche qui viene evidenziata una parte cuoio, ma questa parte cuoio, sinceramente, io non la percepisco. E se c'è, è molto meno preponderante rispetto a Shalimar. Rimane una fragranza sicuramente ricca, sicuramente densa, ma di base pulita. Mentre Shalimar, più passa il tempo, più emerge questo lato cogliato e più in qualche modo tende un po' a inturbidirsi, ecco. Quindi con i nostri nonnini, che in realtà fanno le scarpe a tanti giovani, il video si conclude. Iscrivetevi al canale, mi raccomando, cliccate su iscriviti, se volete attivate anche le notifiche e soprattutto commentate, quindi interagite con me e fatemi sapere ovviamente quali sono i vostri centenari che adorate. Se non sono centenari vanno bene anche gli ottantenni, i novantenni, vanno bene uguali, non ci formalizziamo. Vi aspetto al prossimo video di A Naso di Cane e ci vediamo presto. Ciao!